Parola per la vita, lettura del commento al Vangelo di Paolo Kurtaz di venerdì 11 ottobre 2024. Commento tratto dal libretto Amen, edito dalla San Paolo. Difettano di logica gli avversari di Gesù. Non sapendo più a cosa appellarsi, ora lo accusano di esorcizzare gli spiriti impuri grazie al demonio. Gesù, secondo loro, sarebbe un indemoniato perché caccia i demoni. Geniale, davvero! Gesù, invece di abbandonarli ai loro deliri, argomenta: ma che senso ha? Se Satana caccia i demoni, si autodistrugge. Ma lo sappiamo bene, chi è convinto delle proprie opinioni finisce col piegare la realtà alle sue prospettive, pur di non ammettere di aver torto. Rivolto a noi discepoli, il Signore ci offre uno straordinario duplice insegnamento. È Lui, il Cristo, l'uomo forte che veglia alla porta del nostro cuore e non dobbiamo aspirare ad una perfezione spirituale ed asettica che piace a noi e al diavolo, ma non a Dio. Il demonio, l'avversario, esiste ed agisce, fa il suo mestiere, vuole allontanarci dall'amore di Dio. E non è il mostriciattolo che immaginiamo, chi lo seguirebbe, ma si nasconde dietro maschere di buon senso, fa il suo mestiere. Così la parte oscura può intossicare la nostra vita, prendere il sopravvento, ma quando un uomo più forte prende il possesso della nostra casa interiore, non abbiamo più nulla da temere. Lasciamo che il più forte, il Signore Gesù, abiti i nostri pensieri e il nostro cuore e non diventiamo ossessionati da una perfezione cristiana che Dio non chiede, altrimenti, come una casa pulita e ordinata, attira l'attenzione del maligno. Meglio sopportare qualche difetto e peccato piuttosto che apparire perfettini e crollare miseramente. Smettiamolo allora di vedere demoni e indemoniati ovunque. Lasciamo le tentazioni ai santi. Con umiltà accogliamo Cristo, uomo forte, a vegliare sulla piccola dimora del nostro cuore. Viviamo nell'umiltà e nella consapevolezza dei nostri limiti, senza aspirare ad improbabili vite eroiche. E i difetti che riconosciamo ci siano utili a dimorare nella consapevolezza del limite. Siamo affidati alla luce, noi non siamo delle tenebre. Buona giornata e che Dio sia con tutti voi.